Salve ragazzi e ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, come potete vedere, io oggi è 23, se non erro, ed è sabato. Ovviamente questo video lo vedrete domenica perché uscirà domenica, ok? Quindi da come potete vedere, io oggi finalmente, dopo più di 3 mesi, io sono andata dalla mia parrucchiera e dalla mia carissima amica estetista, che mi hanno accolto veramente in maniera pazzesca, raga, perché sono bravissime, ma sono brave brave brave, quindi mando un saluto particolare a Emanuela e Veronica. Comunque, mi sono sentita un'altra persona, raga, quando sono entrata là dentro e quando la mia parrucchiera mi ha messo le mani nei capelli. Non potete capire quello che ho provato, meraviglioso. Comunque, sono rinata in sostanza. Ok, tolto questo, sono qui oggi perché voglio fare, un'attività per bambini, ok? Perché so che molti di voi che mi seguite avete dei bambini. Quindi, voglio provare a fare la terra finta. È un'attività sensoriale super divertente. E ovviamente si fa con gli ingredienti che a casa li abbiamo, quindi un fai da te, ed è molto importante come attività perché stimola il tatto e la manualità. Quindi si divertiranno tantissimo i vostri bimbi, voi seguitemi, in modo tale che potete vedere come, diciamo, come la procedura. Vi ricordo, allora, mi vedete in questa maniera semplicemente perché, ragazzi, la mia bambina, mia figlia, per la festa della mamma, che non mi aveva fatto il regalo, mi ha fatto una sorpresa, mi ha regalato il cavalletto, questo qua. Mio Dio, sono emozionata perché il mio mi si era rotto, infatti vi ricordate i miei video come erano gli ultimi orribili, ecco perché adesso mi vedete con queste postazioni, semplicemente perché col cavalletto posso farlo, diciamo, a 360 gradi, cioè posso mettere il telefonino, e quindi è bellissimo, ma la cosa figa veramente che mi piace tantissimo è che questo cavalletto ha il telecomandino. Sì, ragazzi, perché io da qua faccio il click e chiudo il video. È bellissimo, ragazzi. Comunque, nel caso volete, questa è giusto una parentesi, nel caso volete sapere, insomma, come si chiama, quando, cioè, dove l'ho preso, quando mi è costato, potete tranquillamente scrivermelo giù, in modo tale che vi do tutte le informazioni possibili. Comunque, adesso torniamo a noi e iniziamo a fare questa, diciamo, questa attività. La terra finta. Allora, ci servono 2 tazze di farina. Allora, io me la sono messa qui, una è qua, quindi facciamo così. Ovviamente questo qua dovete farla, raga, i cani qua ci sono sempre, vabbè. Ovviamente anche la, diciamo, la procedura la devono fare i bambini perché è molto importante, quindi vi raccomando, se volete provare, devono farla anche loro, cioè non dovete dargliela già pronta, questo voglio farvi capire. L'altra tazza me l'ero messa qui, quindi ecco qua. Ok, dopo aver messo la farina, cerchiamo di metterla, ok, un po' così, ci servono 60 ml di olio di semi, io l'ho messo qui, quindi facciamo in questa maniera. Vabbè, la finestra non la posso chiudere, semplicemente perché io mi meraviglio i miei come stanno, come sono tranquilli, meno male. Ok, dopo i 60 ml di olio di semi, cerchiamo di un pochettino di amalgamare, e aggiungiamo cacao, quindi 4 cucchiai di cacao.
Io ovviamente ne aggiungo, ho diviso, ho fatto diciamo la metà degli ingredienti, quindi ne vado a mettere due. Vediamo se ci riesco. Ah, così vedete tutto. Ecco qua. Andiamo a fare così. E un altro. Ovviamente voi sapete che io abbondo sempre, infatti è finito e io ce lo metto tutto. E adesso andiamo a girare. Ovviamente i bambini lo faranno con le manine, ma a me mi fa un po' senso, ragazzi. No, vabbè, è divertentissimo. Ovviamente si deve amalgamare tutta, eh? Vabbè. No, vabbè, è divertentissimo. Vediamo che succede ora. No. Potete anche raddoppiare le dosi, no? Quindi io vi metto la dose quella più, ma penso che già questa comunque è abbastanza. Quindi mo bisogna fare così. No, vabbè, raga, è la sabbia questa. Mamma, quanto è bella. No, vabbè. Questi bambini si divertiranno tantissimo, raga, ve lo posso garantire. Poi non è che sia, non è che è proprio tanto. Ovviamente va amalgamata bene, ragazzi, eh? Quindi cercate di aiutarli anche voi. Davvero stimola il tatto, ma cioè, wow! Guardatela. Allora, io però voglio provare. No, raga, vi giuro, sembra la sabbia del. Guardate. No, vabbè, guardate, è divertentissimo. Divertentissima proprio. E questa qui, eccola qua, è fatta. Io però, no, davvero sembra, cioè, sembra proprio la sabbia, quella del mare, quella bella sottile. Sottile, no, wow. Comunque mi sono resa conto che ci sono tantissime idee per fare queste attività per i bambini. Cioè, bello. Io ogni tanto, sicuramente una volta al mese, li farò. Perché voglio, cioè voglio anche dedicare i miei video, cioè il mio canale anche su queste cose qua. Se ovviamente vi piacciono, fatemi sapere, vi farò molto più. Oh, mi hanno messo di là. Akira, vieni qua. Akira, tieni. Ora la faccio giocare con la sabbia. Infatti non lascia neppure le mani. È carinissima, eh. Io però voglio provare, avevo questi glitter verdi, vediamo che succede, se ci rimetto un poco, wow, no, giusto per farla diventare un po' verdastra, una sabbia verde, vabbè, no, ma non si vede proprio, ho fatto un macello, raga, mi è caduto tutto sulla sedia. Io sono certa che quando, se farete, diciamo, fare questa attività ai vostri bambini, secondo me vi fischieranno tanto le orecchie, se vi faranno un casino, me ne direte tante, tante, ma io ve la devo far vedere, raga, è fatta, voi non potete capire quanto è bella, vi giuro, raga, è bellissima. No, guardate, no, vabbè. Comunque io non la voglio buttare perché mi dispiace. Allora, se trovo un vaso, ok? Allora, i glitter che ho messo si vedono e non si vedono proprio. Vabbè, comunque, però, no, non si vedono proprio. Ogni tanto qualche. Diciamo che è una sabbia finta, glitterata, la mia. Forse ce n'ho messo poco. Ne metto di più? Forse assai, ma vabbè. Ma si vede come luccica, come luccicosa. Guardatela, è bellissima. No, vabbè. Comunque, poi ovviamente dopo averla fatta, la mettete in un recipiente. Io l'ho messa questa di vetro, ma voglio dire, voi, insomma, mettetela, che ne so, d'alluminio, insomma, qualcosa che non si può rompere. Dopo che insomma l'avete fatta, loro ci giocano mettendoci, che ne so, i giochini, tipo facendo, non lo so, tipo la giungla, quindi con gli animali. Io in questo caso ho questo qui che l'ho trovato all'Happy Meal del McDonald's e quindi praticamente poi ci andranno a giocare. Eccolo, guardatelo, adesso vi faccio vedere.
Eccola, ve la faccio vedere in questa maniera, guardatela. No, vabbè, se si preme rimane, raga, è meravigliosa, è davvero bella. Provatela a fare. Io ho messo questo coso così, poi gli altri, cioè che ne so, i vostri figli ci metteranno, non lo so, gli animali, le macchinine, ma è divertentissima, è bellissima, raga, guardatela. Guarda, no, vabbè, è spettacolare. Wow. E poi non lascia neppure, cioè guardate, lascia poco, poco e niente. Guardate che ogni tanto si vede che luccicano. Sì, wow. Ehi tu, mostro. Stai sulla mia sabbia. Ok. Praticamente con pochissimi ingredienti abbiamo fatto una, diciamo, un'attività per i nostri bambini. Quindi è divertentissimo, ragazzi. Veramente, cioè, io sono grande e già a toccarla, già a maneggiarla, cioè, mi fa, non lo so, mi dà una sensazione veramente bellissima perché è morbidissima. Provatela a fare. Mi devo un attimo fare le mani. Provatela a fare e poi nel caso mi fate sapere giù se la provate a fare, però, mi raccomando, scrivetemelo giù. Niente, ragazzi, io ho voluto fare questo piccolo video semplicemente per essere presente. Che dire, se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like. Nel caso, non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi sul mio canale. Per non perdere gli altri video. Se questo, diciamo, questo tipo di video vi piace, me lo fate sapere in modo tale che io lo farò, perché io una volta al mese vorrò fare, cioè questa, diciamo, queste attività, diciamo, per bambini. Nel caso, lo farò più spesso. Vi ricordo che il mio prossimo video uscirà di giovedì. Ovviamente poi l'altra domenica e il terzo sarà una sorpresa, sempre se riesco a farlo. Io vi mando un bacione grande, grande, grande e adesso che volete che vi dico? Chiudo il video con un click.